con Celestino Dionisi, direttore della banda di Cantalice. In che giorno? Ma il giorno più bello per Cantalice, la festa di San Felice da Cantalice. E oggi la banda ha fatto da colonna sonora a una festa straordinaria, una bellissima processione. Certo, come ogni anno da centinaia di anni ormai si può dire, la banda allieta i paesani, i turisti in questo giorno di festa. Come è nata la vostra banda? Quando è nata? La nostra banda è nata alla fine dell'Ottocento e ha annoverato in essa dei grandissimi professionisti. Noi pensiamo che il primo clarinetto dell'opera di Cantalice, io ho insegnato 43 anni al Conservatorio di Santa Cecilia e sono nato qui e ci sono le prime parti della banda della polizia, della finanza. Diciamo che io 50 anni fa ho fatto da apripista a tutta una serie di ragazzi per studiare la musica. Io sono stato il primo, anche nella provincia di Rieti se vogliamo, a diplomarmi in un conservatorio di musica e poi a prendere la carriera, diciamo così, insegnante al Conservatorio di Santa Cecilia. E quindi nel giorno di San Felice da Cantalice abbiamo Celestino da Cantalice. Ma Celestino quando era bambino, e ci fa pure rima, ma come ha maturato questa vocazione nativa per la musica che lo ha portato da Cantalice, tutto sommato in una condizione non agevole per fare questo tipo di scelta, a intraprendere questo percorso? Beh, dunque, qui è la tradizione stessa che ti portava a far parte della banda. Non è come adesso che è quasi disonorevole far parte della banda per le marcette, eccetera. Ma per noi era un orgoglio, tutte le famiglie dovevano avere almeno un suonatore, così nella mia famiglia mio nonno e così in tutte le famiglie. Appena bambini, diciamo in età scolare, ci mandavano nella scuola di musica. La nostra banda ha una tradizione veramente ormai centenaria e quindi era questo che ti invogliava, era tutto il paese che ti invogliava all'onore di far parte della banda. E in questo clima festoso e gioioso, un clima dell'incontro in cui tanti tornano a Cantalice, in cui i giovani si incontrano con gli anziani e all'interno delle confraternite, beh, la musica riveste un ruolo speciale, continua a parlare di sentimenti in un linguaggio universale. Certo, la musica è un linguaggio universale. Peccato che le nuove generazioni stanno perdendo questo, non saprei come chiamarla. Stanno perdendo l'anima della musica. Stanno perdendo l'anima della banda. La banda è il fulcro di ogni paese, no? Si diceva quando ero bambino che c'erano tre grandi personalità, c'era il sindaco, il maresciallo e il maestro della banda. Queste erano le tre cariche fondamentali nel paese, quindi questo per far capire quanto era importante la musica. E nel segno di San Felice le bande non possono, non devono morire, rappresentano l'anima vitale di un paese. Grazie di cuore Celestino, grazie davvero. Grazie a voi.